anche Michele. Penso che questa è innanzitutto la vostra vittoria, la vittoria di tutto Moreno ed è la vittoria della libertà. Nella nostra forza, che come abbiamo più volte ripetuto è stata la nostra coerenza e penso che la coerenza l'abbiamo dimostrata fino all'ultimo voto abbiamo dimostrato coerenza. Adesso ci attenderà sicuramente un duro lavoro, quindi con la consapevolezza di doverci impegnare a fondo tutti insieme, così come vi abbiamo chiesto il consenso, cercheremo di chiedervi un'ulteriore collaborazione per amministrare insieme, perché penso che come consiglieri, come sindaco, come giunta dovremo amministrare per il Paese e creare una sempre più viva collaborazione tra quella che è l'amministrazione e quella che è la popolazione, quindi un'amministrazione per la gente, per Moreno, e la gente per l'amministrazione, perché bisogna ricostruire un qualcosa che in questo paese è andato a smarrire in tutti questi anni. È inutile prolungarmi. Peccato che questo giorno ieri sera c'è stata un'altra grave distrazione per Moreno, cioè è una campagna elettorale che è stata un po' costellata di fatti gravi, di fatti che poi fanno riflettere, quindi mi fa anche piacere che anche se c'è stato molto entusiasmo stasera, siamo riusciti un attimino a contenere il rispetto del civile. Quindi sicuramente ci rivedremo, magari avremo modo di stare insieme, di confrontarci e magari anche giusto festeggiare. Comunque grazie veramente di cuore a tutti, di quanto lo faccio.